Auguri, auguri di cuore. Da poche ore il 2021 si è presentato dinanzi a noi. E che augurare? L'augurio più bello che possiamo fare è quello di non aspettarci nulla, ma costruire qualcosa di bello insieme. Quest'anno sarà come tu lo vuoi, sarà bello se tu farai di tutto per renderlo bello, sarà gioioso se nel tuo cuore albergherà la gioia, sarà meraviglioso se lo guarderai con gli occhi della bellezza, della spontaneità e dell'entusiasmo. Questo 2021 sarà un anno come tu lo vuoi. L'importante è dare priorità a ciò che ti rende umano, a ciò che ti rende amabile negli occhi e agli occhi di chi incontrerai. Questo 2021 sarà solo come tu lo vuoi, un anno ricco di bellezza, di gioia, di amore, di umanità. Abbiamo bisogno di ritornare all'essenziale. Questo 2021 sarà il tuo anno. Se tu guarderai negli occhi chi in questo momento sta soffrendo e non ha bisogno di messaggi e messaggini, riciclati e corretti, ha bisogno di una telefonata, ha bisogno di un messaggio, ha bisogno di sentirti vivo, presente e vero nel cuore e nella mente. Questo 2021 sarà un anno stupendo se tu lo renderai stupendo, se al centro della tua vita metterai la voglia di vivere, non quella di trascinare la vita. Questo 2021 sarà il tuo anno se al centro di tutto ci sarà la fede. Una fede qualunque essa sia, ma se sei cristiano, metti a centro Gesù Cristo. Se non lo sei, metti a centro ciò che ti rende realmente vivo. Umanamente parlando ti rende forte e anche ti rende gioioso. Abbiamo bisogno quindi di te, della tua solarità, della tua bellezza, del tuo entusiasmo. Abbiamo bisogno di vivere insieme questo 2021 nella certezza che tutti i giorni possano essere colorati di un'alba senza tramonto per essere solari, belli e gioiosi. E allora quest'anno sarà bello per te, per me, per noi che crediamo che un'alba nuova è già sorta all'orizzonte e dobbiamo portare gioia, amore, determinazione e solarità nel cuore di chi non si sente amato da nessuno. Prendiamoci questo impegno, sarà un anno meraviglioso.